È stato arrestato uno dei 15enni che nel pomeriggio di sabato scorso, ai Giardini a Lago, ha aggredito e rapinato 3 adolescenti. È residente nel Milanese ed era già stato segnalato per episodi simili. È stato trasferito nel carcere minorile Beccaria. Un minorenne che era con lui e ha partecipato all'aggressione è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello. La baby gang che ha colpito a Como è stata rintracciata rapidamente grazie alla prontezza delle vittime e alla collaborazione tra agenti della questura e militari dell'esercito in servizio alla stazione San Giovanni. I 3 adolescenti sono stati accerchiati da 5 o 6 giovanissimi mentre erano ai Giardini a Lago. Sono stati aggrediti e poi rapinati di un iPhone e di complessivi 80 euro. Le vittime hanno avuto la prontezza di chiamare rapidamente il 112 e hanno fornito agli agenti della sala operativa della questura una descrizione dettagliata degli aggressori. L'identikit è stato diramato in tempo reale dai poliziotti a tutte le forze dell'ordine. I militari dell'esercito che erano impegnati in un presidio alla stazione San Giovanni hanno individuato i sospettati che stavano per prendere un treno per Milano. I soldati hanno allertato i poliziotti delle volanti che sono intervenuti in pochi minuti e hanno bloccato i ragazzini portati in questura per gli accertamenti. Uno dei minorenni al termine dei controlli è stato arrestato e trasferito al Beccaria. Un secondo, sempre minorenne, è stato denunciato. Le indagini della polizia procedono per identificare anche almeno un terzo giovanissimo che ha partecipato all'aggressione. I ragazzini della BB Gang, dalle prime informazioni, sono residenti nel Varesotto e nel Milanese e saranno dati appuntamento per un pomeriggio a Como.